L'amico devoto di Oscar Wilde. Una mattina il vecchio topo di fogna mise la testa fuori della sua tana. Aveva due occhietti lucenti a capocchia e grigi baffi rigidi, e la sua coda sembrava un lungo pezzo di gomma nera. Le piccole papere nuotavano qua e là nello stagno, simili a una fila di canarini gialli, e la mamma, che era bianca bianca con le zampe di un rosso acceso, cercava di insegnar loro a stare nell'acqua con la testa in giù. «Non diventerete mai papere dell'alta società se non sapete stare a testa in giù», continuava a ripetere, e ogni tanto mostrava loro come fare. Ma le paperelle non le prestavano attenzione. Erano così giovani che non capivano quanto fosse importante appartenere all'alta società. «Che figliole disobbedienti», squittì il vecchio topo. «Meriterebbero proprio di annegare». «Niente affatto», rispose mamma papera. «Per tutti c'è un principio e i genitori non hanno mai abbastanza pazienza». «Ah, io non so nulla sui sentimenti dei genitori», disse il topo. «Non ho famiglia io. In verità non mi sono mai sposato e non ho nessuna intenzione di farlo. L'amore sarà anche una cosa bellissima, ma l'amicizia è molto più preziosa. In fede mia non conosco niente al mondo di più nobile e raro di un'amicizia devota». «E di grazia, dimmi, qual è la tua idea sui doveri di un amico devoto?» chiese un fanello verde che oziava su un salice lì vicino e aveva udito, non visto, la conversazione. «Già, è proprio quel che vorrei sapere anch'io», disse mamma papera, e nuotò fino al lembo estremo dello stagno a testa in giù per dare un buon esempio alla sua prole. «Che domanda ridicola», squittì il topo. «Dal mio amico devoto mi aspetterei nient'altro che devozione». «E tu che gli daresti in cambio?» chiese l'uccellino dondolandosi su un ramoscello argenteo e scuotendo le tremule ali. «Non ti capisco», replicò il topo. «Se me lo permetti ti narrerò una storia su questo argomento», disse il fanello. «È una storia che riguarda me?» chiese il topo. «In tal caso l'ascolterò volentieri. Mi piacciono molto le storie». «Si può applicarla a te», rispose il fanello e spiccò il volo, e posatosi sulla riva dello stagno narrò la storia dell'amico devoto. «C'era una volta un bravo ragazzo di nome Hans», incominciò il fanello. «Era molto distinto?» lo interruppe il topo. «No», rispose il fanello. «Non credo che fosse per nulla distinto, se non per il suo buon cuore e per il suo viso tondo, buffo e bonario. Viveva in una casina piccola piccola, tutto solo, e lavorava ogni giorno in giardino. In tutta la contrada non c'era un giardino bello come il suo. Vi coltivava rose damascene, rose gialle, garofani screziati e muschiati, verbaschi, crochi lilla e oro, mammole viola e bianche. A seconda della stagione sbocciavano le aquilegie e le belle di notte, la maggiorana e il basilico silvestre, la primula e il fiordaliso, il narciso e il ciclamino, sicché c'era sempre qualcosa di bello da ammirare e gradevoli aromi da odorare. Il piccolo Hans aveva molti amici, ma l'amico più devoto era il grosso mugnaio Ugo. In verità, il ricco mugnaio era così devoto al piccolo Hans che non passava mai davanti al suo giardino senza sporgersi dal muricciolo per cogliere un bel mazzo di fiori o una manciata d'erbe aromatiche, o riempirsi le tasche di prugne e ciliegie quando era la stagione dei frutti. «I veri amici dovrebbero avere tutto in comune», soleva dire il mugnaio, e il piccolo Hans annuiva sorridente e si sentiva fiero di avere un amico dalle idee così sublimi. A dire il vero, talvolta ai vicini pareva strano che il ricco mugnaio non desse mai nulla in cambio al piccolo Hans, benché possedesse un centinaio di sacchi di farina ammucchiati nel suo mulino, 7 mucche da latte e un enorme gregge di pecore dalla splendida lana. Ma Hans non badava a simili cose, e nulla gli dava maggior piacere che ascoltare i meravigliosi discorsi del mugnaio sull'amicizia e l'altruismo. Così il piccolo Hans continuava a lavorare il suo giardino. In primavera, in estate e in autunno era molto felice, ma quando giungeva l'inverno e non aveva più frutta né fiori da portare al mercato, egli soffriva molto la fame e il freddo, e spesso gli toccava andarsene a letto senza altra cena che qualche pera secca o qualche noce dura. Inoltre d'inverno era del tutto solo, poiché il mugnaio in quella stagione non andava mai a fargli visita. «Non giova a nulla che io vada a trovare Hans finché c'è la neve», soleva dire il mugnaio alla moglie, «perché quando le persone hanno dei guai è meglio lasciarle sole e non infastidirle con le visite. Questa almeno è la mia idea dell'amicizia e sono convinto d'aver ragione. Aspetterò che torni la primavera e allora andrò a trovarlo, di modo che Hans potrà donarmi un bel paniere pieno di primule e questo lo renderà felice». «Sei davvero pieno di riguardi per gli altri», gli rispondeva la moglie, seduta nella sua comoda poltrona accanto al focolare acceso. «Davvero premuroso. È un grande piacere sentirti parlare dell'amicizia.
Son sicura che il parroco non saprebbe mai dire le splendide cose che dici tu, benché egli abiti in una casa a tre piani e abbia al mignolo un anello d'oro. Ma non potremmo invitare qui il piccolo Hans? Chiese il figlio minore del mugnaio. Se il piccolo Hans ha dei guai, io gli darò metà della mia zuppa d'orzo e gli farò vedere i miei coniglietti bianchi. Che sciocco ragazzo sei! Esclamò il mugnaio. Non so a che cosa serve mandarti a scuola, a quanto pare non impari niente. Se il piccolo Hans venisse qui da noi e vedesse il nostro focolare, la nostra buona minestra e il nostro gran fiasco di vino, potrebbe diventare invidioso, e l'invidia è una cosa terribile, capace di corrompere qualunque anima. Io non permetterò che l'anima di Hans venga corrotta. Sono il suo migliore amico e veglierò sempre su di lui e farò in modo che non cada in nessuna tentazione. Inoltre, se Hans venisse qui, potrebbe chiedermi di dargli un po' di farina a credito e io non potrei soddisfare la sua richiesta. La farina è una cosa, l'amicizia è un'altra, e non bisogna confonderle. È chiaro, sono due parole diverse e significano cose diverse, chiunque lo capirebbe. Come parli bene, disse la moglie del mugnaio versandosi nel bicchiere birra calda in abbondanza. Mi sento già tutta insonnolita, come in chiesa durante la predica. Un sacco di persone si comportano bene, proseguì il mugnaio, ma sono molto poche quelle che parlano bene. Il che dimostra che parlare è fra le due la cosa più difficile e di gran lunga la più preziosa. E guardò con un fiero cipiglio il figlioletto all'altro capo della tavola. Il bimbo provò tanta vergogna che chinò la testa, si fece rosso come brace e cominciò a piangere nel suo tè. Comunque era così piccolo che possiamo scusarlo. Questa è la fine della storia? Chiese il topo. No, di certo, rispose il fanello. Questo è solo il principio. In tal caso tu sei molto indietro rispetto ai tempi, disse il topo. Oggi ogni autore di successo incomincia dalla fine, poi segue da quel principio e conclude con la parte di mezzo. Questa è la nuova moda. L'ho sentito dire con molta precisione da un critico che l'altro giorno passeggiava intorno allo stagno in compagnia di un giovanotto. Egli trattò a lungo questo argomento e sono certo che aveva conoscenze assai profonde, perché portava degli occhiali blu ed era completamente calvo. Ogni volta che il giovanotto gli faceva qualche osservazione, gli rispondeva: Bah! Ma continua la tua storia, ti prego. Il mugnaio mi piace enormemente. Anch'io ho ogni sorta di nobili sentimenti, perciò tra noi può esserci solo una grande simpatia. Dunque, riprese il fanello, saltellando da una zampina all'altra, quando l'inverno finì e le primule cominciarono a dischiudere le loro stelle giallo pallido, il mugnaio annunciò a sua moglie che sarebbe andato a far visita al piccolo Hans. Ah, che buon cuore hai! Esclamò sua moglie. Tu pensi sempre agli altri. Ricordati di portare con te il paniere grande per i fiori. Così il mugnaio legò in un fascio le ali del mulino a vento con una solida catena di ferro e scese giù per la collina col paniere sul braccio. Buongiorno, piccolo Hans! Disse il mugnaio. Buongiorno! Disse Hans, chinò sulla sua vanga, sorridendo da un orecchio all'altro. Come te la sei passata quest'inverno? Chiese il mugnaio. Beh, insomma, rispose Hans. È molto gentile da parte tua chiedermelo. Ci sono stati momenti duri quest'inverno, ma ora è venuta la primavera e le cose sono migliorate. I miei fiori vanno ottimamente. Abbiamo parlato spesso di te quest'inverno, Hans, disse il mugnaio, e ci domandavamo come te la passassi. È gentile da parte tua, disse Hans. Temevo che vi foste dimenticati di me. Hans, mi stupisco di te, disse il mugnaio. L'amicizia ha buona memoria, è la sua migliore qualità. Ma ho paura che tu non capisca questi lati poetici della vita. A proposito, sono proprio belle le tue primule. Belle, vero? Disse Hans. Ed è una vera fortuna per me che ne siano venute tante. Le porterò al mercato e le venderò alla figlia del borgomastro. Col denaro che ne ricaverò potrò ricomprarmi la mia cariola. Ricomprarti la tua cariola? Non vorrai dirmi che l'hai venduta? Che sciocchezza hai fatto mai? Beh, fece Hans, in verità sono stato costretto a venderla. L'inverno, vedi, è stato molto difficile per me e non avevo più nemmeno i soldi per comperarmi il pane. Così ho venduto prima i bottoni d'argento del giacchetto della domenica, poi la mia catena d'argento, poi la mia pipa e infine la mia cariola. Ma adesso conto di ricomprare tutto. Hans, disse il mugnaio, ti farò dono della mia cariola. Non è in condizioni perfette, in verità, è sfasciata da un lato e c'è qualcosa di rotto nei raggi della ruota, ma te la darò ugualmente. So che è molto generoso da parte mia e la maggior parte della gente troverebbe assurdo il fatto che io me ne privi, ma io non sono come il resto del mondo. Io penso che la generosità sia l'attributo essenziale dell'amicizia e inoltre ho già acquistato un'altra carriola nuova. Sì, puoi star sicuro che te la regalerò.
Oh, è veramente generoso da parte tua, disse il piccolo Hans, e la sua buffa faccia tonda era raggiante di gioia. Non mi sarà difficile ripararla perché ho un'asse di legno in casa. Un'asse di legno, disse il mugnaio. Ma è proprio quel che mi occorre per il tetto del mio granaio. Si è aperto un grosso squarcio e se non lo chiudo il grano marcirà. È una vera fortuna che tu me ne abbia parlato. È davvero straordinario come una buona azione ne provochi sempre un'altra. Io ti ho dato la mia carriola ed ecco che adesso tu mi darai la tua asse. Certo, la carriola vale più dell'asse, ma la vera amicizia non bada a simili nezie. Ti prego, va subito a prenderla e oggi stesso mi metterò al lavoro per riparare il mio tetto. Con piacere, esclamò il piccolo Hans e corse nella rimessa a prendere l'asse. Non è un granché come asse, disse il mugnaio guardandola, e temo che una volta riparato il tetto del mio granaio non ti resterà più nulla per aggiustare la carriola. Ma di questo è ovvio che non ho colpa io. E ora, visto che ti ho dato la mia carriola, presumo che ti farà piacere darmi un po' di fiori in cambio. Ecco qua il paniere, e vedi di riempirlo ben bene. Riempirlo ben bene? Ripeté il piccolo Hans in tono un po' malinconico, giacché quello in verità era un paniere molto grande, ed egli sapeva che se lo avessi riempito ben bene non gli sarebbero rimasti fiori da vendere al mercato, e aveva un gran desiderio di recuperare i suoi bottoni d'argento. «E già», replicò il mugnaio, «visto che ti ho dato la mia carriola, non mi sembra indiscreto da parte mia chiederti un po' di fiori. Forse sbaglierò, ma sono convinto che l'amicizia debba essere immune da ogni egoismo». «Mio caro, carissimo amico», proruppe il piccolo Hans, «tutti i fiori del mio giardino sono a tua disposizione. Preferisco di gran lunga avere la tua stima che i miei bottoni d'argento». E corse a cogliere le sue graziose primule per riempire il paniere del mugnaio. «Arrivederci, Hans», disse il mugnaio, e risalì su per la collina con l'asse sulla spalla e il grande paniere in mano. «Arrivederci», disse il piccolo Hans, e si rimise a vangare di buona lena, tutto contento al pensiero della carriola. Il giorno dopo stava fissando del caprifoglio sul muro del portico quando udì la voce del mugnaio che lo chiamava dalla strada. Balzò giù dalla scala a pioli, corse attraverso il giardino e guardò al di là del muricciolo. Il mugnaio era lì fuori, con un grosso sacco di farina sulla schiena. «Caro piccolo Hans», disse il mugnaio, «ti spiacerebbe portarmi questo sacco di farina al mercato?» «Oh, mi rincresce molto», rispose Hans, «ma oggi ho veramente troppo da fare. Devo fissare tutti i miei rampicanti, innaffiare tutti i miei fiori e falciare tutta l'erba». «Ah, è così», disse il mugnaio. «A dire il vero, il tuo mi sembra un comportamento sleale. Rifiutarmi un così piccolo piacere dopo che ti ho promesso la mia carriola». «Oh, non dir questo», rimplorò il piccolo Hans, «per tutto l'oro del mondo non vorrei essere sleale», e corse a prendere il suo berretto e s'avviò lentamente col grosso sacco sulle spalle. Era una giornata molto calda e la strada era terribilmente polverosa, e prima che Hans avesse raggiunto la sesta pietra miliare era così stanco che dovette sedersi per riposare. Poi si fece coraggio e riprese il cammino, e infine giunse al mercato. Ci volle un po' di tempo, ma riuscì a vendere la farina a un prezzo assai vantaggioso, quindi ritornò subito a casa poiché temeva, facendo troppo tardi, di trovare dei briganti per la via. «È stata proprio una giornata faticosa», si disse il piccolo Hans andando a coricarsi, «ma sono contento di aver fatto questo piacere al mugnaio, che è il mio migliore amico e che oltre a ciò mi ha promesso la sua carriola». L'indomani mattina di buon'ora il mugnaio scese giù dal colle per farsi dare il denaro ricavato dalla farina venduta, ma il piccolo Hans era così stanco che si trovava ancora a letto. «Parola mia», disse il mugnaio, «sei davvero un gran pigrone. Tenendo conto del fatto che ti devo dare la mia carriola, mi sembra che dovresti lavorare un po' di più. L'ozio è il padre dei vizi, e a me non piace che i miei amici siano fannulloni capaci solo di dormire. Non devi avertene a male se ti parlo così francamente. Non mi sognerei mai di farlo se non ti fossi amico. Ma l'amicizia che valore avrebbe se non ci si dicesse esattamente ciò che si pensa? Tutti sanno dire cose graziose e lusinghiere, ma un vero amico dice sempre cose sgradevoli e non gli importa affatto di recare in tal modo dispiacere. Sicuro, se è un vero amico preferisce così, perché sa di far del bene». «Mi dispiace molto», disse il piccolo Hans togliendosi il berretto da notte e stropicciandosi gli occhi, «ma ero così stanco che restavo volentieri a letto a riposare, ascoltando il canto degli uccellini. Sai che io lavoro meglio dopo aver ascoltato gli uccelli cantare?» «Bene, sono lieto di sentirtelo dire», fece il mugnaio dando una manata sulla schiena del piccolo Hans, «perché desidero che tu venga al mulino appena ti sarai vestito per ripararmi il tetto del granaio». Il primo desiderio del piccolo Hans sarebbe stato di dedicarsi al suo giardino, ed era piuttosto in pena per i suoi fiori che da 2 giorni non venivano innaffiati,
ma come poteva rifiutarsi di fare ciò che gli domandava il mugnaio, ovvero il suo migliore amico? «Ti sembrerebbe poco gentile da parte mia se ti dicessi che oggi ho molto da fare?» riuscì a chiedere con voce timida ed esitante. «In tutta franchezza», rispose il mugnaio, «non mi pare di chiederti molto, visto e considerato che ti darò la mia carriola. Ma è chiaro che se ti rifiuti mi adatterò a lavorare da solo». «Oh no, no, assolutamente», proruppe il piccolo Hans, e balzò giù dal letto per vestirsi e andare al granaio. Lavorò di lena per tutto il giorno fino al tramonto, e al tramonto il mugnaio andò a vedere quel che aveva fatto. «Hai riparato lo squarcio nel tetto, piccolo Hans?» gli domandò il mugnaio con voce gioviale. «Mi sembra che sia a posto», rispose il piccolo Hans scendendo giù dalla scala a pioli. «Ah», disse il mugnaio, «non c'è nessun lavoro che dà tanta gioia come quello che si fa per gli altri». «È certamente un gran privilegio sentirti parlare», rispose il piccolo Hans sedendosi e asciugandosi il sudore dalla fronte. «Un grandissimo privilegio. Temo proprio che non avrò mai idee belle come le tue». «Ma sì, che potrai averle», disse il mugnaio. «Devi solo impegnarti un po' di più. Per ora tu conosci solo la pratica dell'amicizia. Prima o poi conoscerai anche la teoria». «Pensi davvero che ci riuscirò?» chiese il piccolo Hans. «Non ne ho alcun dubbio», rispose il mugnaio. «Ma ora che mi hai riparato il tetto, farai bene a tornartene a casa a riposare, perché avrei piacere che domani tu conducessi le mie pecore sulla montagna». Il povero piccolo Hans aveva paura anche solo al pensiero di obiettare qualcosa, e il mattino dopo, di buon'ora, il mugnaio gli condusse le pecore alla capanna e Hans le guidò sulla montagna. Per andarci e tornare ci impiegò tutto il giorno, e quando finalmente fu tornato a casa era così stanco che si addormentò sulla seggiola e non si svegliò se non a mattino inoltrato. «Che belle ore potrò passare in giardino», si disse mettendosi subito al lavoro. Ma in un modo o nell'altro non riusciva mai a curare i suoi fiori, perché immancabilmente arrivava il suo amico mugnaio e lo mandava in giro per ore a svolgere incombenze sempre nuove, o lo sequestrava per qualche lavoro al mulino. Il piccolo Hans a volte provava un senso di grande scoramento, temendo che i suoi fiori soffrissero della sua trascuratezza, ma si confortava pensando che il mugnaio era il suo migliore amico. «E poi», pensava, «ha promesso di regalarmi la sua carriola, e questo è un atto di vera generosità». Così il piccolo Hans continuò a lavorare per il mugnaio, e il mugnaio continuò a pronunciare bellissime frasi sull'amicizia, che Hans trascriveva su un taccuino per rileggerle ogni sera, dato che era un ottimo scolaro. Ora accadde che una sera il piccolo Hans, seduto tranquillamente accanto al fuoco, sentì picchiare forte all'uscio. Era una notte di bufera e il vento soffiava e ululava intorno alla casa con tanta violenza che in un primo momento egli pensò si trattasse del temporale, ma sentì un altro colpo e poi un terzo, sempre più decisi. «Sarà qualche povero viandante?» si disse il piccolo Hans e corse ad aprire. Sulla soglia c'era invece il mugnaio con una lanterna in una mano e un grosso bastone nell'altra. «Caro Hans», gridò il mugnaio, «è capitata una cosa terribile. Il mio bambino è caduto dalla scala e si è fatto molto male. Stavo appunto andando dal dottore, ma è una notte spaventosa e ho pensato che sarebbe meglio che ci andassi tu al posto mio. Sai che ti darò la mia carriola ed è giusto che tu faccia qualcosa per disobbligarti». «Ma certamente», assentì il piccolo Hans. «Mi fa molto piacere che tu sia venuto a chiedermelo e andrò subito dal dottore. Solo dovresti prestarmi la tua lanterna perché è una notte talmente buia che ho paura di cadere nel fosso». «Mi dispiace», rispose il mugnaio, «ma è la mia lanterna nuova e sarebbe per me un grave danno se si sciupasse». «Va bene, non importa, ne farò a meno», disse il piccolo Hans e prese il suo pellicciotto di lana pesante e il suo berretto di lana scarlatta, si annodò intorno al collo una sciarpa e uscì nella notte. Che uragano terribile là fuori! Il cielo era così nero che il piccolo Hans quasi non ci vedeva e il vento era così forte che riusciva a fatica a reggersi in piedi. Ma egli era molto coraggioso e dopo aver camminato per quasi 3 ore giunse alla casa del dottore e bussò alla porta. «Chi è?» gridò il padrone di casa sporgendo il capo fuori dalla finestra della sua camera. «Sono il piccolo Hans, dottore». «Che cosa vuoi, piccolo Hans?» «Il figlio del mugnaio è caduto da una scala e si è fatto molto male e il mugnaio mi manda a pregarla di andare subito da lui». «Va bene», disse il dottore e ordinò che gli preparassero cavallo, stivaloni e lanterna, dopodiché si diresse a cavallo verso la casa del mugnaio, mentre il piccolo Hans lo seguiva a piedi faticosamente. Ma l'uragano si faceva sempre più violento e la pioggia cadeva a torrenti e il piccolo Hans non riusciva a vedere dove andava né a tenere dietro al cavallo.
Alla fine smarrì la strada e andò errando per la brughiera, un luogo pericoloso e pieno di acquitrini e buche profonde, e in una di queste il piccolo Hans annegò. Il suo corpo fu trovato il giorno dopo da alcuni caprai, galleggiante in una gran pozza d'acqua e riportato da loro alla capanna. Tutti andarono al funerale del piccolo Hans, poiché era molto conosciuto in paese, ma il mugnaio era il primo a seguire il feretro. Visto che era il suo migliore amico, aveva detto, è giusto che io abbia il posto migliore. Così seguiva il feretro avvolto in un gran mantello nero e ogni poco si asciugava gli occhi con un gran fazzoletto. La scomparsa del piccolo Hans è certamente un grave lutto per il villaggio, commentò il fabbro alla fine del funerale, quando tutti erano comodamente seduti all'osteria davanti a calici di vino speziato e vassoi di paste alla crema. Un grave lutto per me, in ogni caso, precisò il mugnaio. Ero stato tanto generoso da promettergli in dono la mia carriola, e adesso non so proprio cosa farmene. In casa mi ingombra, ed è così malconcia che a venderla non prenderei nulla. Mi guarderò bene dal dar via altre cose in futuro. Ci si perde sempre a essere generosi. E allora? Domandò il topo di fogna dopo una lunga pausa. E allora questa è la fine? Rispose il fanello. E il figlio del mugnaio? Come andò per lui? Domandò il topo. Ah, non lo so davvero, rispose il fanello, e se vuoi saperlo non me ne importa nulla. Risulta chiaro che la tua natura è tutt'altro che sensibile, disse il topo. Temo che tu non abbia capito bene la morale della storia, osservò il fanello. La che cosa? Squittì il topo. La morale. Vuoi dire che la storia ha una morale? Certamente, rispose il fanello. In tal caso, fece il topo in tono stizzito, avresti potuto dirmelo prima di cominciare. Così avrei fatto a meno di sprecare il mio tempo ad ascoltarti. Ti avrei detto, bah, come il critico. A ogni modo posso dirlo adesso. E strillò, bah, con tutto il fiato che aveva in gola. Poi, sbattendo la coda, se ne tornò nella sua tana. Ti piace il topo di fogna? Domandò mamma papera venendo innanzi a nuoto, remigante con le zampe, pochi minuti dopo. Ha molte buone qualità, ma per parte mia io sono una madre e non posso mai guardare uno scapolo impenitente senza che mi vengano le lacrime agli occhi. Temo proprio di averlo annoiato, rispose il fanello. Il fatto è che gli ho raccontato una storia con la morale. Ah, rispose mamma papera, questa è una cosa molto pericolosa. E io sono assolutamente d'accordo con lei.